Oltre a Rivarolo avete due sedi secondarie, una ad Asti. Semplicissime, sono riuscito a girare divertimento in lavoro, che penso che sia la cosa più bella per qualsiasi persona, che l'attività agonistica la giri in lavoro. Quindi siamo riusciti a crearci il nostro circuito, chiedendo una mano a delle altre associazioni per poter aprire un bel centro per post-sport da combattimento, e quindi un passo per volta, un pugno per volta, siamo riusciti a creare la nostra entità. Siamo da 4 anni primi in Italia come associazione, su 980 associazioni siamo la prima in Italia come punteggio di merito. Il punteggio viene assegnato in base alle organizzazioni, i match vinti, i match persi e i titoli che si portano a casa. Quindi abbiamo creato una bella realtà. Sono contento di poter vivere e divertirmi di quello che mi piace, quindi sono la persona più soddisfatta di questo mondo. Io vi lascio il palco per la vostra esibizione School Box Caravesana. Grazie. Allora, niente, facciamo, allora, il pugilato è uno sport di situazione, è nato per difendersi, non per offendere, ok? Quindi noi iniziamo con i bambini dai 5 anni, li facciamo giocare col pugilato, con l'attività motoria. Ci sono molte ragazze che poi si avvicinano a questo sport per poi imparare a difendersi, essere sicuri di noi stessi. Poi è suddiviso in diverse discipline, c'è la parte femminile, la parte amatoriale giovanile, la parte amatoriale maggiorenni e l'agonismo. Ok, adesso partiamo con, facciamo delle serie da un minuto per stringere, perché non ha senso stare delle ore qua a stressare la vita. C'ho la mia collaboratrice Giorgia David, che anche lei è un aspirante tecnico, che mi dà una mano in palestra, meno male che c'è lei, che inizia a fare un far portare due colpi a una nostra amatore 14enne, ok? Speriamo di fare esordire l'agonista, andiamo, un minuto. Si parte con i colpi diretti, insegniamo alla copertura, insegniamo a coprirsi, difendersi. Ci sono ragazzi che sono da poco che vengono in palestra, noi diamo la possibilità a tutti di imparare e di innamorarsi di questa disciplina come ho fatto io. Non c'è nulla di preparato, noi facciamo, improvvisiamo sempre tutto quello che facciamo, improvvisiamo, perché ripeto, pugilato è uno sport di situazione, quindi in base alla situazione dobbiamo saperci comportare di conseguenza. Quindi secondi ancora, via. Ok, stop, grazie ragazzi. Adesso ci improvvisiamo con un ragazzo agonista che fa le passate anche lui, via. Devi stare a 2 anni. Ok, stop ragazzi, bravi, grazie. Adesso facciamo una piccola, un altro minutino di esibizione con un altro amatore che da un mese viene in palestra, che si è appassionato anche lui di questa disciplina, via. Ripeto che il pugilato non è uno sport di offesa ma di difesa, bisogna imparare a guardare, schivare, rientrare e scappare nel pugilato. Quanti anni avevi quando è nata questa passione? A 17 anni, ero vecchio,
ero vecchio, però facevo lo stupido in giro per le feste. Un giorno ho trovato il mio e mi ha detto: ma vieni in palestra con noi, e ho cambiato la mia vita. Hai canalizzato bene. Bravissimo, le mie energie, bravissimo. Stop, bravi ragazzi. Adesso facciamo fare un minutino di guanti a due ragazzi che sono in semifinale ai campionati regionali. La prossima settimana sfideranno i loro coetanei per poter vincere il titolo regionale e andare agli italiani. Due ragazzini minorenni, un po' sfigati, però li abbiamo qua con noi. Dai, via ragazzi, andiamo. Beh, dai, ci saluta sempre, rispetto prima di tutto, ok? Il nostro insegnante vi ama. Siamo una grande famiglia, ridiamo e scherziamo sempre noi, perché è giusto che sia così. Ricordiamo che quello col caschetto rosso, Aragno Gabriele, l'anno scorso negli School Boys siamo arrivati a vincere la medaglia di bronzo agli italiani. Quindi è uno dei tanti allori che abbiamo portato in casa nel 2018, grazie a lui. Dai, dai, via, lavoriamo, via! Ok, sto bravi ragazzi. Noi non ci dilunghiamo perché tanto è inutile stare lì a romperti le scatole delle ore, ok? Quindi chi vuole venire a provare questa disciplina, noi siamo a Pasquaro, in via Clemente Bausano, provate quei ragazzini dai 5 anni in su, noi siamo là tutti i giorni, viviamo di questo, ci divertiamo tutti assieme, grazie per la possibilità e l'opportunità, grazie a tutti. Grazie a voi per la partecipazione e un grandissimo in bocca al lupo.